Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Sono giorni, settimane non facili per tutti. Sono giorni e settimane non facili, in particolare per gli studenti, per chi ha ripreso l'attività formativa sui banchi di scuola e in particolar modo le difficoltà si acuiscono per tutta una serie di problemi per i ragazzi che svolgono attività di laboratorio, attività creative, attività che vanno svolte necessariamente in presenza. È sicuramente un conto salato quello alla formazione che il Covid ci farà pagare nei prossimi anni, e questo diciamo è un tema abbastanza ovvio nelle considerazioni che vengono fatte da chiunque studi appunto il momento di difficoltà che vive il mondo della formazione. Ma c'è un bel segnale che è quello che vogliamo dare in questa trasmissione, che arriva non soltanto dalla scuola, perché parleremo in particolare dei licei artistici, ma viene anche dal mondo del sostegno da parte del credito e del mondo mutualistico. Questa trasmissione, infatti, è la presentazione, la prima, diciamo in un contesto pubblico, di una nuova realtà che sta nascendo, il premio Silvano Forlan, una realtà a cui stanno dando vita la BCC Abruzzese attraverso un proprio strumento che è la mutua di riferimento, e l'associazione New Hub, che sarà appunto il soggetto operativo che farà nascere questo premio, e soprattutto ci auguriamo che dia lunga vita a questa bella iniziativa di cui parliamo. Lo facciamo con il presidente della BCC Abruzzese, Michele Borgia. Professore, bentornato nei nostri studi. Buonasera. Sì, diamo buonasera ai nostri telespettatori. Trasmissione in onda questa sera alle ore 22, che stiamo registrando in orario mattutino. Lo diciamo perché vedremo anche delle scuole collegate con noi, che faranno insomma la parte da leone nel raccontare le proprie esperienze e anche il loro momento non facile, come dicevo in premessa. Poi ci sono i rappresentanti dell'associazione New Hub, che conosceremo più da vicino grazie a questa trasmissione. Saluto e ringrazio Maria Elena Pirone. Buonasera ai nostri Buonasera, telespettatori, buonasera. buongiorno a lei, e Albano Paolinelli dell'associazione New Hub. Albano, che peraltro, Buonasera. bentornato, Albano, è un abituale nostro, non soltanto ospite, ma insomma anche nostro prezioso collaboratore per quel che riguarda le scenografie di Rete 8. Insomma, sono anche in gran parte merito suo, un professore per tanti anni al Liceo Misticoni Bellisario, che insomma è in questa veste associativa un punto di riferimento per questa iniziativa del premio Silvano Forlano, di cui iniziamo a parlare proprio con il presidente, il professor Borgia. Allora, come nasce questa iniziativa e soprattutto che ruolo ha anche, insomma, il soggetto Abruzzese Salute Mutua, che attraverso il BCC è il punto di riferimento promotore di questa iniziativa? Prego. Dunque, il tema che abbiamo voluto affrontare con l'istituzione del premio Silvano Forlano è quello della valorizzazione dei talenti in ambito artistico, ed è un tema che abbiamo coltivato già dopo il decesso del compianto manager della Dececco, appunto il dottor Forlano, che era anche consigliere di amministrazione dell'Abruzzese Salute, e in questo ruolo lui ha dato ampia dimostrazione delle sue doti proprio di esteta, cioè di persona molto orientata a coltivare le capacità, le suscettibilità che i giovani hanno e che per i quali hanno bisogno per la cui valorizzazione c'è bisogno sempre di attenzioni, sensibilità particolari da parte di istituzioni pubbliche e private. Ecco, allora, Quindi, chi era il dottor Forlano? il dottor Forlano era un manager di lungo corso della Dececco, noto stabilimento abruzzese, e però persona con mille interessi, una persona molto eclettica, con mille interessi e mille attività, fra le quali anche
un suo diretto coinvolgimento in ambito artistico con la realizzazione, attraverso la realizzazione di opere d'arte che lui ha esposto in contesti anche istituzionali, tenendo addirittura delle fiere. E è una persona, come dicevo, molto sensibile, molto attenta al tema dell'arte, della valorizzazione della capacità artistica dei giovani. Consapevole del fatto che purtroppo le resistenze che il sistema pone proprio per talvolta la povertà di risorse, l'indisponibilità di risorse per sostenere i percorsi dei giovani talentuosi, appunto questo lo vedeva impegnato e ne aveva fatto già all'epoca quando lui era all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Abruzzese Salute. Un suo cavallo di battaglia, lui era un forte sostenitore di iniziative che andassero nella direzione non solo del mutualismo, che è la ragione per cui la banca ha creato l'Abruzzese Salute 10 anni fa quasi, quella cioè di fare in modo che i soci e clienti della banca fra di loro creassero un legame associativo tale da fare in modo che ognuno potesse aiutare altri o l'associazione potesse aiutare coloro che avevano poi bisogno all'interno di essa, ma anche il solidarismo, quindi lo sviluppo di attività esterne, outsider, verso i territori di riferimento, anche a favore di soggetti che non erano componenti appartenenti al mondo della banca di credito cooperativo abruzzese, di cappelle sul tavolo. Questo sviluppo è stato reso poi formalmente possibile anche con la riforma del terzo settore che ha imposto alle associazioni di modificare i propri statuti rendendoli più orientati alla mission che intendevano svolgere e l'Abruzzese Salute ha colto l'occasione proprio per aprirsi anche all'esterno e fare in modo che le risorse generate dai contributi della BCC o dal 5 per 1000 a cui accede l'Abruzzese Salute o acquisite attraverso provvidenze pubbliche e bandi pubblici potessero essere riversati sul territorio con effetti benefici a livello socio-economico. In questo caso la specificità è proprio quella di mettersi a caccia di risorse che possano essere orientate a valorizzare i talenti in ambito artistico ed è una scommessa molto avvincente perché di giovani talentuosi ce ne sono tanti, ma come mi diceva qualche tempo fa il professor Paolinelli, che è presente oggi in sala con noi, a lui è capitato di avere giovani talentuosi come alunni quando insegnava e averli poi ritrovati purtroppo a svolgere attività lavorative completamente diverse, per esempio di tipo impiegatizio, proprio perché il sistema non aveva capito, non si era predisposto a capire, a percepire, a dare la possibilità a questi giovani di sviluppare questa vena e quindi a crescere quell'autostima che avrebbe consentito loro poi di cercare di affermarsi in ambito artistico. Questi hanno ripiegato questi giovani in altri contesti lavorativi. Ovviamente questo è un peccato per il sistema perché nel momento in cui delle suscettività importanti, delle potenzialità importanti non vengono valorizzate, l'intero sistema ne paga le conseguenze in termini di depauperamento delle prospettive che avrebbe altrimenti potuto cogliere. Quindi questa è la ragione per cui abbiamo pensato di attivare questo iniziale percorso, questa borsa di studio che andrà ai tre giovani più talentuosi all'interno dei tre istituti artistici dei territori di Chieti, Pescara e Lanciano, che sono i territori su cui il dottor Forlano e tra l'altro l'Abruzzese Salute si trovano ad operare. Sono quindi state individuate le scuole e gli istituti d'arte a cui proporre questo percorso di valorizzazione e le opere d'arte che saranno esposte in un'apposita mostra verranno selezionate, valutate comparativamente e poi premiate. Quindi questo ci consentirà di dare un primo segnale, poi chiaramente un percorso importante che andrà portato avanti anche facendo incetta di altre risorse, facendo quindi un'azione sia di sollecitazione verso i privati, per esempio attraverso il crowdfunding, e sia cercando e individuando
disponibilità pubbliche per fare in modo che attraverso la partecipazione ai bandi possano essere individuati fondi disponibili per valorizzare ulteriori giovani capaci e meritevoli e quindi aiutarli, accompagnarli nel loro percorso di crescita e sviluppo della vena artistica che loro hanno e che debbono poter esprimere. Grazie professor Borgia, in questo percorso voi avete come compagni di viaggio, insomma vi siete incontrati con l'associazione New Hub, Osservatorio per le Arti Contemporanee. Ecco, quali sono le finalità di questa associazione? Lo chiediamo alla dottoressa Maria Elena Pirone. Sì, allora la nostra associazione New Hub intende promuovere, gestire attività culturali nell'ambito dell'arte contemporanea e soprattutto mettere a disposizione del territorio uno spazio funzionale alle diverse attività artistiche, in particolare quelle nel campo delle arti visive. Inoltre vuole mettere in relazione e ospitare produzioni e iniziative elaborate insieme anche ad altri operatori che abbiano le nostre stesse finalità, come per esempio altre associazioni culturali, musei, gallerie d'arte o anche enti pubblici presenti non solo in Italia ma anche all'estero. A questo scopo New Hub quindi organizza e ospita mostre d'arte ed in generale progetti espositivi degli artisti diciamo più interessanti di livello del momento, aprendosi anche alle altre forme d'arte, quindi a concerti, workshop, conferenze e anche momenti di divulgazione e di formazione nell'ambito delle arti visive, della fotografia, del cinema, della comunicazione e della letteratura. Ma diciamo la cosa più interessante dell'associazione culturale New Hub è che vuole essere uno spazio, un luogo di incontro, un attrattore naturale aperto ad un pubblico vasto, ad iniziare quindi proprio dai giovani, dagli studenti, dove trascorrere, perché no, anche momenti quotidiani grazie alle attività organizzate che favoriscano il dialogo e una conoscenza diciamo meno elitaria delle attività artistiche e creative contemporanee. Diciamo per concludere possiamo così sintetizzare i nostri obiettivi, e cioè creare un'attività professionale di qualità, di livello, che consenta la realizzazione delle proposte artistiche, instaurare relazioni e contatti che facciano viaggiare queste proposte e quindi con l'obiettivo anche di formare, informare e far conoscere le espressioni artistiche italiane e internazionali. E un'altra cosa importante è creare un gruppo di lavoro giovane e aperto e soprattutto attento e sensibile a tutte quelle funzioni etico-sociali legate all'arte, con l'obiettivo quindi di riconnettere e connettere la cultura a tutti quegli ambiti meno elitari e quindi più vasti. Ecco, noi conosciamo il professor Paolinelli come membro di questa associazione, ma voi avete anche un'organizzazione con soci fondatori, siete insomma già articolati in qualche modo. Esatto, siamo un gruppo di soci fondatori che diciamo ha deciso quindi di svolgere questa, di mettere su questa iniziativa, essendo diciamo un'iniziativa al nostro socio fondatore Albano Paolinelli, l'artista professor Albano Paolinelli, e la novità di New Hub è proprio il fatto di essere uno spazio catalizzatore, uno spazio attrattore aperto ad un pubblico vasto, quindi a partire dai giovani a chiunque possa essere interessato e anche incuriosito dall'arte, ed essere un ambiente dove si fa arte di livello, di alto livello, in modo professionale, ma aperto quindi ad un pubblico vasto. Bene. Quindi diciamo con delle finalità, io dico sempre, anche molto democratiche. E inclusive. Inclusive, esatto. Professor Paolinelli, entriamo nel concreto. Quali sono insomma, i requisiti per partecipare a questo bando di concorso? Qual è insomma anche la scansione temporale del primo premio Silvano Forlano? Insomma, come si fa e soprattutto in quanto tempo poi avrete la possibilità di arrivare anche a questa mostra di cui parlava il professor Borgia?
Ecco, i tempi sono molto stretti come sempre, insomma, quindi, però comunque ce la faremo perché c'è una grossa collaborazione sicuramente da parte delle scuole che rispondono e hanno risposto immediatamente a questo progetto. E abbiamo istituito questo bando di concorso riservato esclusivamente agli studenti dei licei artistici e poi abbiamo scelto nelle tre scuole, quindi di Pescara, Chieti e Lanciano, non per metterle in competizione, ma semplicemente per una verifica, un confronto che fanno questi studenti che hanno chiaramente necessità di immettersi nel mondo dell'arte, delle arti visive, attraverso le mostre che sono fondamentali per andare avanti. Il bando di concorso è un bando molto semplice, nel senso che la mostra sarà costituita da opere scelte dai loro insegnanti. Difatti, adesso vedremo anche alcune foto che insomma non ci dicono quali sono le opere vincitrici, ma insomma c'è anche qualcosa che abbiamo già pronto insomma, relativo alla creatività di questi studenti. Sono creazioni che ovviamente non partecipano al concorso. No, le opere dovrebbero essere le opere del dottor Forlano. Quindi le opere degli studenti arriveranno. Per dare un'idea, insomma, del contesto nel quale ci si muove. Sì. Noi di fatti abbiamo aperto quindi questo concorso grazie anche alla banca di credito cooperativo abruzzese, che è sensibile a queste operazioni. Quindi questa è un'operazione che veramente aiuta molto gli studenti. Poi devo aggiungere, quindi faccio un salto indietro, i premi. I ragazzi saranno premiati, ci saranno tre premi, ma la mutua poi ha aggiunto un altro premio molto interessante per gli studenti, per le famiglie degli studenti e chiaramente l'insegnante che presenta. Quindi ci sarà anche un riconoscimento da parte della mutua salute. Quindi ecco, il premio è in salita, quindi sicuramente sarà accettato dalle scolaresche. E oltretutto si pensa già al prossimo anno, probabilmente direttore, con un impegno più importante, perché è giusto che sia così. Questo è l'anno di prova. Sì, anche perché insomma ci sono tutti i problemi legati alla pandemia creano dei paretti che speriamo di poter superare. C'è un grosso problema. Io così a livello organizzativo in questi giorni ho visto che insomma è difficile riuscire anche a mettersi in contatto con alcune scuole perché c'è questa pandemia che veramente insomma è riuscita a bloccare parte di studenti ma anche di insegnanti, per cui insomma si sta vivendo un periodo un po' particolare, però ecco, ripeto, sono convinto che le scuole risponderanno alla grande, perché c'è un grosso fermento proprio da parte degli studenti, ma da parte della cultura in generale. Insomma, quindi c'è tanta voglia soprattutto di tornare alla normalità, alla normalità della formazione, che certo. Immagino tu sei stato, ti do del tuo Albano perché sei un collega in qualche modo, sei stato docente per tanti anni proprio al liceo Mistigoni Belisario e sai benissimo che se c'è una cosa che non si può fare in DAD è proprio la formazione creativa. Sicuramente, perché noi, ecco, io nella mia piccola esperienza di 40 anni di insegnamento al liceo artistico ho lavorato sugli studenti, cioè è così che si lavora, cioè è un lavoro meraviglioso che si riesce a fare e ci sono dei risultati sempre ottimi, però ecco, bisogna lavorare, bisogna essere a contatto diretto con gli studenti, aiutarli, ma aiutarli anche nella professione. Io incontro ancora degli studenti che ho avuto, non so, 40 anni fa, siamo rimasti amici, quindi mi chiedono anche dei consigli professionali, eccetera. Quindi diciamo che è una scuola che
prende veramente cioè costruisce la professionalità degli studenti. Bene, allora non potevi introdurre meglio, Paolinelli, questo Albano, caro, questo tema, perché adesso ci fermiamo per qualche istante, ma tra poco ci collegheremo con le scuole che sono le vere protagoniste di questo premio. Quindi linea alla regia, tra poco avremo via Zoom i rappresentanti docenti dei licei artistici abruzzesi coinvolti. A tra poco. Siamo tornati in studio e stiamo parlando del primo premio Silvano Forlano promosso dall'Abruzzese Salute Mutua in collaborazione con l'associazione New Hub e di cui sono protagonisti gli studenti delle realtà scolastiche dei licei artistici, in particolare di Pescara, Chieti e Lanciano. Iniziamo a parlare con i dirigenti scolastici di queste realtà formative. Partiamo da Lanciano, dove vedo collegate la dirigente Patrizia D'Ambrosio e Marianna La Caprara nella parte sinistra del nostro schermo. Poi abbiamo anche la professoressa Moretti del MIBE. Allora, iniziamo da Lanciano parlando insomma di questo approccio con una realtà nuova, che è quella del premio Forlano, che dà anche l'idea, dicevamo, di un, se possibile, ritorno alla normalità in qualche modo, perché insomma il fatto che si venga a stimolare i ragazzi, oltre che sulle materie di insegnamento, anche su una competizione meritocratica in qualche modo, dovrebbe essere anche un po' uno stimolo diciamo permanente, che purtroppo attraverso questa fase così difficile che state vivendo soprattutto voi nelle scuole è non semplice da poter realizzare, insomma una piccola sfida in qualche modo. Ecco, ne parlo con intanto la dirigente scolastica Patrizia D'Ambrosio. Sì, è vero, dice bene, è una piccola sfida che però noi accogliamo molto volentieri. Abbiamo ricevuto recentemente l'invito a partecipare a questo premio e ripeto, lo accogliamo molto molto volentieri, perché il liceo artistico è stato nel passato e continua ad essere sempre molto pronto nello stimolare i propri studenti a mettersi in gioco. Abbiamo dei ragazzi davvero in gamba. Ogni volta che entro in questo liceo sono piacevolmente sorpresa dalla bravura dei ragazzi. Siamo circondati da opere, passeggiando per i corridoi, nelle aule, nei laboratori. Ed è soprattutto importante per noi in questo momento, in quanto, come si diceva, stiamo vivendo una situazione di difficoltà. Ecco, dopo un primo periodo dell'anno, da settembre-ottobre, in cui le lezioni sono andate avanti spedite, adesso abbiamo le classi un po' decimate, mancano i docenti. E, insomma, speriamo che questo sia anche un augurio per tornare appunto alla normalità nel più breve tempo possibile. Ecco, Presidente, quando è arrivato questo invito, ci dica sinceramente che cosa pensate? Dice, ma questi sono pazzi, vorrei organizzare un concorso, una mostra in tempi come questi. Insomma, sembrerebbe quasi, appunto, io parlavo di sfida, sembrerebbe quasi impossibile per questi ragazzi trovare uno spiraglio in una situazione così complessa. Invece mi pare che sia un segnale ben recepito. Sì, io devo dire che le scuole sono sempre molto resilienti, la società ce lo deve riconoscere in ogni circostanza, insomma cerchiamo di fare del nostro meglio. Ecco, io chiedo appunto alla collega sua e anche di Albano Paolinelli, Marianna La Caprara, come vive un docente, soprattutto in materie in cui diciamo, la parte del contatto diretto, come diceva Paolinelli, è fondamentale per poter sostenere, correggere la creazione, la creatività che pure rimane tutta dello studente. Come riesce a svolgere questa attività in condizioni così difficili, precarie?
Beh, intanto sicuramente quello che non manca al corpo docente di questa scuola è l'entusiasmo. Siamo persone che non si fermano nonostante, ecco, gli impedimenti siano veramente di varia natura e con la pandemia chiaramente l'impedimento più grosso è quello di potersi relazionare da vicino. Però certamente cerchiamo di coinvolgere i ragazzi mettendoci prima di noi, prima di tutto noi stessi in gioco, facendo vedere il nostro entusiasmo e la nostra voglia di poterle fare le cose. Tante volte gli stessi ragazzi ci chiedono di poter partecipare. Anche l'anno scorso eravamo comunque nella situazione simile a quella di oggi e alla fine dell'anno siamo riusciti a mettere in campo, diciamo, un progetto sul murales lavorando per esempio nella nostra scuola, sulle pareti esterne della nostra scuola e i ragazzi hanno veramente respirato proprio una boccata d'aria fresca, potendosi mettere proprio all'opera fisicamente. Sicuramente è difficile star vicino a loro. Io insegno storia dell'arte, quindi il mio approccio alla materia è un approccio più teorico, no? Di campo storico. I miei colleghi invece delle discipline grafiche, pittoriche, plastiche, lavorano con i ragazzi, proprio lavorando, concretamente sui materiali e sulle tecniche. Però lo spirito, ecco, lo spirito che ci guida e che ci anima è quello del coinvolgimento. E i ragazzi, sono sempre pronti a recepire qualsiasi proposta provenga, proprio perché abbiamo ragazzi che hanno scelto consapevolmente questa scuola e sanno che hanno la possibilità attraverso i concorsi ai quali ovviamente per tradizione partecipiamo, sono sempre, oltre che uno stimolo, anche una possibilità di lancio, un trampolino in qualche modo per farsi vedere. E quindi certamente è difficile, ma cerchiamo, no, di mantenere alto il morale, ecco, essendo coinvolgenti con i nostri studenti anche quando non possiamo vederci. Però i nostri ragazzi riescono a lavorare anche a casa, pur non avendo sempre tutti i materiali che invece a scuola magari possono essere più numerosi. Bene, un'ultima domanda. Solitamente si pensa al liceo artistico come una scuola che abbia soltanto sbocchi poco concreti sul mondo del lavoro, invece non è così. No, no, non è così, poiché dal liceo artistico è chiaro che l'impronta è un'impronta creativa che sicuramente fa del mondo dell'arte il maggiore punto di riferimento, però noi abbiamo studenti che si sono avvicinati alle discipline umanistiche, hanno studiato anche discipline che forse poco c'entrano con una formazione artistica. Io stesso ho frequentato un po' di tempo fa questa scuola e ovviamente mi è piaciuta così tanto che poi a un certo punto ho avuto la fortuna anche di rientrarci come insegnante, però lo sbocco professionale, potendo il liceo consentire l'ingresso a tutte le facoltà universitarie, ovviamente può rilevarsi in qualsiasi altro settore, ecco, non prevalentemente un settore tecnico, artistico. Bene, bene, allora in bocca al lupo, vi aspettiamo con le vostre opere per partecipare a questo premio e naturalmente, come si dice, disseminazione del messaggio, del bando tra gli studenti affinché sia il maggior numero possibile di loro a voler trovare lo stimolo a concorrere da Lanciano, dal Liceo Artistico Palizzi. Grazie, grazie a voi e naturalmente in bocca al lupo, ve lo meritate davvero il nostro incoraggiamento per un anno che insomma è ricominciato tra mille difficoltà. Ma ce la faremo tutti, così come ce la faranno gli studenti, il personale docente del MIBE di Pescara, la scuola a cui è legato anche sentimentalmente Albano Paolinelli, come abbiamo sentito, e di cui sentiamo la vicepreside Emanuela Moretta che ha ascoltato un po' le nostre considerazioni. Io ripartirei proprio dal ragionamento che faceva inizialmente, proprio per restare sul tema di cui parlavamo da Lanciano, dell'importanza dell'istruzione dei licei artistici. Ne parlava il professor Borghi. Diceva, in tanti hanno dovuto poi abbandonare questa vocazione per raggiungere altre, insomma, per dover svolgere altre professioni. Invece il liceo artistico, come si diceva, è un'occasione formativa di alto livello e comunque di ampi sbocchi sul fronte lavorativo. Fosse soltanto perché oggi, come si sa, l'immagine è un po' tutto nella comunicazione, nel design, non solo nel
nella creazione artistica. Ecco, chiedo a lei, Emanuela Moretta, che tipo di entusiasmo, tra virgolette, di reazione si ha a questa situazione pandemica nel morale degli studenti in questi giorni? Allora, buonasera, intanto ringrazio per averci voluti qui con voi, ringrazio il professor Paolinelli che conosco anche personalmente e porto i saluti anche della dirigente. Noi siamo sempre, il professore lo sa, ben lieti di partecipare ad iniziative di questo calibro, un calibro formativo alto. Lei mi parlava di entusiasmo, è proprio in questi momenti nei quali bisogna essere maggiormente forti che viene fuori l'entusiasmo dei nostri studenti e dei nostri validissimi colleghi. Tirare fuori prodotti artistici che sono poi paralleli anche ad una formazione di tipo liceale molto alta è l'esempio concreto della capacità di reagire ad un momento pesante. Noi curiamo i loro talenti, i talenti dei nostri ragazzi che si esprimono poi maggiormente nei momenti di difficoltà aderendo a queste iniziative di alto spessore culturale che li motivano ancora di più. I nostri studenti si attaccano, passatemi il termine, con tutte le forze che hanno a ciò che creano con la mente, quindi studiando le materie curricolari e praticamente studiando le materie di indirizzo. È un binomio molto forte che dà loro una consapevolezza maggiore, li fa sentire più forti, li fa resistere e quindi andare avanti con grande entusiasmo, riallacciandomi alla parola inizialmente utilizzata da lei. Ecco, un altro tema che sviluppavano anche i suoi colleghi da Lanciano, professoressa, è quello della necessità, non è un fastidio per la partecipazione a questi concorsi, a questi premi, ma proprio la necessità che rappresentino uno stimolo anche extrascolastico ai ragazzi che voi formate. Ce ne sono tanti, ma in questo periodo forse ce ne sono di meno, per questo probabilmente questo invito ha un significato particolare, anche perché viene dal territorio dell'Abruzzo. Non è così facile trovare occasioni, opportunità di questo tipo in un momento come questo e anche in una regione come questa. Ma infatti noi ringraziamo per aver coinvolto il nostro liceo, che insomma è un liceo artistico, musicale e coreutico, nella partecipazione di questo premio che ci dà proprio la possibilità di poter valorizzare i nostri talenti e farli emergere, facendo esprimere, facendo parlare i nostri alunni il linguaggio che conoscono, che è quello della produzione creativa e dell'attaccarsi all'arte in momenti di grande difficoltà, come abbiamo già rilevato in precedenza. Ecco, in questi giorni, dopo la ripresa, qual è la situazione? Cioè, i ragazzi hanno in qualche modo ritrovato la scuola che c'era prima, soprattutto voi del personale della scuola, ecco, come cercate di far fronte alle tantissime difficoltà che immagino riguardino in particolare le lezioni in presenza, che sono importanti? Diciamo che navighiamo a vista, ecco, questa è l'espressione più corretta probabilmente in questo momento. Cerchiamo di fronteggiare tempestivamente ad ogni emergenza, arginandola completamente, ovviamente adempiendo agli obblighi di legge, e quindi monitoriamo la situazione man mano e facciamo fronte. Abbiamo degli alunni in presenza, altri a distanza, e stessa cosa per i colleghi, però lavoriamo lo stesso al massimo delle forze. Io penso sempre che insomma ci sia una luce in fondo al tunnel e spero che adempiendo a tutti i nostri doveri possiamo presto tornare ad una normalità effettiva. Io mi sono innamorata di questa scuola proprio perché è una scuola nella quale il docente è al santo dell'alunno, lo segue in ogni sua evoluzione, sia teorica che pratica. Ci siamo dovuti un pochettino, ovviamente, abbiamo dovuto fare un passo indietro, abbiamo dovuto mettere le distanze come è giusto che sia in questo momento. Io spero che torneremo, che tutto finisca e torneremo a guardare, io come docente di lettere, un testo prodotto da un alunno standogli vicino, i miei colleghi che insegnano anche le discipline pratiche, vedano nascere una scultura, un lavoro, un disegno, stando sempre vicino al proprio alunno. Io ci credo, spero che tutto finisca e torneremo ad una situazione di normalità. Adesso bisogna stringere i denti, ha detto anche la collega prima di Lanciano. Bisogna essere resilienti, una parola che a volte magari è molto usata, però in questo caso è opportuna.
È adeguatissima. Un'ultima domanda proprio sulla struttura del premio. Ecco, le chiedo se è importante e utile a suo avviso insomma, questo particolare che è nel bando del premio di cui ci parlava anche Albano Paolinelli, vale a dire non c'è soltanto il premio allo studente che realizza l'opera, ma c'è anche il premio all'insegnante di indirizzo che spesso non viene valorizzato, insomma, insieme al ragazzo che poi vince. Ma guardi, io penso che il professor Paolinelli, mi permetto, sia d'accordo con me, l'insegnante è quello che si sente valorizzato attraverso il lavoro che il suo alunno produce. Quindi comunque penso che noi ci sentiamo sempre valorizzati. Ovviamente è un aspetto bello, particolare di questo premio, il voler premiare, scusi la ripetizione, anche l'insegnante. Quindi a noi Bene. fa piacere, siamo molto contenti e ci interessa, insomma, è un bell'aspetto. Però diciamo che proprio nell'insegnante in sé c'è già un premio, nell'aver portato, guidato l'alunno a quel risultato, o aver visto l'alunno che ha il talento, perché poi ci sono alunni che vanno proprio spediti da soli, l'insegnante è una guida, che appunto valorizzino questo loro essere, modo di essere, perché essere artista è uno stato d'animo, non lo si è, lo si può anche diventare, ma fondamentalmente lo si è. Grazie Bene, io la ringrazio professoressa, vi auguro a voi, naturalmente, grazie a voi, vi è stato lanciamo tutti un quanti insieme un grande incoraggiamento perché ne avete bisogno, voi siete insomma la vera frontiera di questa fase, grazie. Naturalmente appunto parlavamo di questo premio, io prima poi di riprendere, di chiamare la pubblicità, Borgia, io volevo sottolineare anche la significatività del premio che viene erogato allo studente, alla sua famiglia e alla docenza che è dietro quell'opera che poi sarà premiata. Perché insomma si tratta anche di un messaggio rilevante in un momento in cui la salute è un tema che sta a cuore e anche che è grande preoccupazione per tutti. Insomma, anche un modo per non fare il solito premio in denaro, ma per insomma, dare anche un significato culturale in qualche modo anche a ciò che si va a vincere. Lo sforzo fatto è proprio quello di Perché cercare ricordiamo, chi di vincerà, avrà. premiamo, chi vincerà prenderà un premio spendibile nell'acquisto di strumenti per proprio realizzare opere d'arte dell'importo di euro 300 e abbiamo poi invece previsto per la famiglia del giovane premiato e per il docente un premio consistente nell'iscrizione gratuita per un anno all'Abruzzese Salute con riferimento a tutte le coperture di tipo familiare, ludico, assistenziale, sanitario che prevede, che hanno un valore stimato in 200 euro. È chiaramente un modo per rompere il ghiaccio e cominciare a ragionare su come polarizzare l'attenzione delle scuole, dei docenti e delle famiglie rispetto anche al tema della solidarietà e del mutualismo, in un'ottica in cui chiaramente si cerca anche di valorizzare la cultura e tutti gli asset di tipo culturale che abbiamo in Abruzzo. Si vuole creare un livello di confidenza fra gli adulti, quindi non i giovani interessati e de destinatari dei premi, ma in generale le famiglie e comunque coloro che svolgono anche attività differenti, e gli importanti strumenti, presidi che abbiamo per esempio nella nostra regione in termini di asset, in termini di beni culturali capaci di polarizzare anche fenomeni di tipo turistico, importantissimo. Noi forse abbiamo un patrimonio di tipo artistico e storico così importante ma non conosciuto che merita, a partire da questa iniziativa e a tante altre che potranno essere realizzate dall'Abruzzese Salute, merita veramente ogni sforzo di diffusione, di conoscenza, di propagazione all'esterno. Credo che questo sia un percorso che possa portare un beneficio socio-economico a tutta la collettività, quindi
si inizia con soggetti che svolgono meritocraticamente una competizione, ci sarà una mostra durante la quale verranno individuate, come dicevo prima, le opere migliori. Ci auguriamo che i visitatori della mostra siano tanti e poi ci sarà un convegno finale, una fase di propagazione dei lavori fatti in termini di valutazione, grazie ai quali noi faremo in modo che la maggior quantità possibile di persone possa conoscere le finalità del premio, quelle dirette e quelle mediate, quelle remote, che sono in realtà quelle di diffondere la cultura del bello e la cultura dell'arte in maniera più forte di quanto non sia attualmente. Bene, allora noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco torneremo in studio per trarre anche qualche conclusione e parlare appunto delle strategie future dell'associazione e anche proprio appunto delle prossime tappe di questo percorso che state attraversando insieme. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio. Vi ricordo che stiamo parlando del premio Silvano Vito Forlano, a cui partecipano gli studenti di tre licei artistici del territorio, in cui si articola anche l'attività della banca la BCC Abruzzese, vale a dire il Palizzi di Lanciano che abbiamo sentito, il MIBE di Pescara che abbiamo avuto in collegamento e il Nicola da Guardia Grelle di Chieti che non abbiamo potuto avere in collegamento, ma che comunque ugualmente con i suoi studenti è parte integrante del progetto e insomma, è una delle tre scuole che avrà un premio con un'opera al termine di questo percorso di cui stiamo parlando. Percorso che viene organizzativamente intrapreso dall'associazione New Hub. Allora torniamo da Maria Elena Pirone, però insomma voi non siete soltanto impegnati sul fronte del premio, ma siete attivi anche con tutta un'altra serie di attività che ci stava accennando. Ecco, chiedo anche a lei se in un momento così difficile, anche per la comunicazione tra le persone, per la realizzazione di eventi, come si fa fronte in un'associazione votata anche da una particolare dinamicità a queste difficoltà? Sì, allora, come hai ben detto tu, la situazione, diciamo, il periodo non è molto favorevole, però noi, ecco, come hanno detto prima le professoresse da scuola, anche noi ci teniamo a tenerci pronti e quindi utilizziamo anche noi la parola resilienza in questo momento. E quindi comunque stiamo andando avanti con le nostre attività, comunque a prepararci. In particolare in questo momento siamo alla ricerca dello spazio, il che appunto non è facile perché in un momento ancora appunto di pandemia no, non è semplice capire anche che tipo di spazio trovare, anche in base naturalmente agli eventi che noi stiamo mettendo in campo. Quindi in questo momento il nostro obiettivo è quello appunto di trovare uno spazio per il prossimo evento che abbiamo in programma di organizzare. Sicuramente il prossimo evento sarà pronto per inizio prossima estate, quindi per la prossima estate, poiché richiederà appunto del tempo per organizzare, ma anche per capire come si andrà avanti a livello appunto di pandemia, di norme, e quindi tutto questo noi dobbiamo tenerne in Immagino. considerazione. Tenuto Prego. conto anche che, insomma, per le associazioni non è facile in questo No, momento, per esatto. i problemi finanziari che hanno gli enti pubblici. Ecco, quanto è importante il sostegno di realtà private, sia pure, insomma, con un profilo istituzionale aperto come quello che rappresenta una BCC e la sua mutua per voi, per poter andare avanti, anche, ecco, se vuole fare anche un appello ad allargare per chi fosse interessato, una base di sostegno alle attività di associazione che naturalmente da sole non ce la fanno. Esatto, allora noi abbiamo trovato veramente un grande partner, la BCC, grazie diciamo al presidente Borgia, che intende aiutarci perché crede in questo progetto, crede nella bontà
nel livello del progetto, proprio per le caratteristiche nuove che presenta, e poi naturalmente abbiamo anche bisogno di allargare questi aiuti, e quindi abbiamo bisogno anche di privati, ma anche del pubblico che creda in questi progetti, che vadano quindi a valorizzare l'arte non solo nel nostro territorio, ma noi vogliamo anche spingerci a livello nazionale, perché no, come ho detto inizialmente, spingersi verso scambi con realtà di livello a livello internazionale. Albano Paolinelli, e qui siamo al punto. Pescara, sì. Città dell'arte contemporanea per tanti anni, che cosa è stato fuori uso, che cosa ha rappresentato quel momento, che cosa hanno rappresentato artisti che tu peraltro hai conosciuto benissimo, come Andrea Pazienza, insomma, tuo collega Sandro Visca, che insomma, me ne vengono tantissimi, insomma, Summa, sì. Che ci ha lasciato, insomma, Spalletti. È un mostro sacro dell'arte contemporanea. Poi adesso, al di là di quelli nati in Abruzzo, ma in tanti che hanno vissuto la città, l'Abruzzo, cioè qui erano di casa con Ellis, erano di casa Pistoletto, che ha realizzato delle opere, Cucchi, che insomma ha arricchito questa città di tanti capolavori. Ecco, quel momento secondo te è irripetibile, oppure magari in questi ragazzi, in queste iniziative, c'è una luce di speranza per poter rivivere quei momenti? Ci stiamo provando. Difatti questa associazione è nata così, proprio per recuperare quegli anni 70-80, che la città ha avuto proprio uno sviluppo straordinario, quindi sia per gli operatori, perché in questa città, a parte ecco, la funzione anche del liceo artistico, perché non si può dimenticare, certo. La funzione del liceo artistico in quegli anni era straordinaria, sì. E quindi sono nate diverse gallerie. Questa è una città che ha avuto addirittura la bellezza di 8-9 riviste d'arte nazionali di arti visive, quindi alcune sono ancora rimaste, perché c'è il Segno, ci sono veramente delle eccellenze, sì, Vista Mare, eccetera. Quindi, punto di riferimento internazionale. E poi abbiamo avuto degli artisti a livello internazionale molto molto validi, quindi tutto è nato lì, attorno a questo istituto. Ecco perché spesso ritorna, cioè questa storia che ci portiamo dietro e che portiamo, cioè che ha questa città, ed è un patrimonio. Certo, noi abbiamo vissuto degli anni meravigliosi. Difatti, si faceva arte da dappertutto, c'erano delle gallerie come Convergenze, dove c'era. Si toccavano tutte le arti, anche le arti minori, se vogliamo. Però ecco, devo dire che così piano piano, insomma, questo si è spento. Una città che cresce, è cresciuta in fretta, però ecco, non ha stimolato, no, queste risorse. Difatti, ecco, prima si parlava appunto di questa associazione, come dicevo, dovrebbe essere una valvola, qualche cosa che riaccende un po' la fiamma. Esatto, esatto. Riaccenda la fiamma. Cioè, non ecco, per esempio, lo spazio. Noi stiamo cercando uno spazio che non sia, ecco, lo spazio, la bottega. Noi non vendiamo cultura, noi la guardiamo, la cultura. Noi vogliamo, ecco, che i giovani vengano a nutrirsi di cultura, cercando di portare le cose migliori che in quel momento si fanno in Italia o in Europa. Quindi, ecco, portando degli artisti a livello internazionale. Quindi è così che si cresce, così siamo cresciuti noi. Quindi vogliamo un pochettino ripetere questa stagione. La cosa interessante di Nuab è proprio lo spirito con cui noi lo facciamo, la cosa anche diversa. Sì. Ricreare proprio quegli ambienti che c'erano appunto negli anni 70, che Albano mi ha raccontato, meravigliosi, naturalmente rinnovandoli.
e creare quindi uno spirito diverso dove veramente chi viene respira arte, viene per interesse, per curiosità, e viene per anche, sì, solo per curiosità ma anche per conoscenza, e quindi si creerebbero così un ambiente di grande dialogo e una cosa molto bella per Pescara, ecco. Assolutamente. Poi le cose si fanno con gli uomini, perché c'è poco da fare, quindi noi abbiamo trovato e troviamo, ecco, già il presidente della BCC che ci dà, che è disponibile, e quindi già il fatto di avere una persona così sensibile è già una gran cosa, insomma. Ma lei è un economista, ma insomma, ma con la cultura non si mangia, come si fa, professore? Questo è un modo di pensare che può essere messo in discussione, perché la cultura e la capacità che ha la cultura di polarizzare interesse, attrazione di tipo anche turistico, diventa uno strumento importante attraverso il quale invece si può creare un canale strutturale e duraturo di base economica. La cultura, se noi la immaginiamo nella sua accezione pittorica o attraverso la scultura o altre arti, partiamo sempre, come diceva il professor Paolinelli, dalle persone, quindi dal progetto che queste persone portano con sé, come diceva anche la dottoressa. Diventa uno strumento attraverso il quale si parte dal bello, qualcuno si dovrà pur far carico della responsabilità di sostenere questo bello, e noi siamo grati come banca e come mutua per averci individuato come soggetti sostenitori iniziali, ma non, noi vogliamo essere solo gli antesignani, ma vogliamo polarizzare, diventare più che altro una piattaforma attraverso la quale attrarre ulteriori individui, ulteriori soggetti, ulteriori istituzioni che credano in questo progetto, ne individuino la portata anche socio-economica, come diceva il direttore, e quindi proprio per questo abbiano il coraggio di investire. La cultura invece ritengo che sia una piattaforma, come dicevo prima, permanente. Se noi immaginiamo una città di Roma, per esempio, una città che ha dei presidi culturali pazzeschi, e nonostante questi non siano coltivati in termini di attenzione, manutenzione, eccetera, in maniera adeguata, continua a polarizzare milioni di visitatori. L'Abruzzo ha tante nicchie che neanche gli abruzzesi forse conoscono adeguatamente, ma sicuramente il resto del mondo potrebbe ben conoscere, ben apprezzare. Gli istituti d'arte in questo hanno un ruolo fenomenale, perché creano quella classe dirigente futura che può, avendo le capacità e la sensibilità giusta, diventare lo strumento per valorizzare i siti artistici che noi abbiamo. E quindi in questo noi ci siamo e ci vogliamo spendere in maniera adeguata, oltre che accompagnando con contribuzioni e sostegni, soprattutto con una campagna di sensibilizzazione, di propagazione di questa iniziativa fra gli altri potenziali partner. Bene, e con questo spirito, ricordando che poi insomma noi continueremo a seguire questa iniziativa con grande interesse e l'attesa anche per vedere quali saranno le opere, quali saranno i risultati, quella che sarà la mostra e soprattutto anche il convegno, che poi sarà un ulteriore punto di partenza, come ci dicevate, rispetto a questa riflessione che abbiamo abbozzato soltanto oggi nei nostri studi. Quindi ringrazio voi, ringrazio le scuole che si sono collegate, insomma, averci dato anche un bel segnale, insomma, di resilienza in qualche modo, ma anche di entusiasmo in giorni in cui di entusiasmo abbiamo bisogno un po' tutti. Grazie ancora e in bocca al lupo al premio Silvano Forlano. Arrivederci. Grazie. Grazie. Arrivederci.